L'Ortigia è irresistibile, non reagisce contro il Brescia e rimedia una sconfitta. L'Ortigia lotta, ma deve arrendersi davanti a un Brescia che nel momento di massimo equilibrio imprime lo strappo decisivo, resistendo anche al veemente tentativo di rimonta dei ragazzi di Piccardo. L'avvio è dei bresciani che attaccano con convinzione e intensità, costringendo l'Ortigia a difendersi. I lombardi ci provano più volte con Di Somma, Karkov e Alessiani, ma Tempesti dice no. Quando Lazic, a uomo in più, sblocca il risultato, i biancoverdi, dopo altri due interventi decisivi di Tempesti, pareggiano con un bolide di Cassia. La gara scorre in sostanziale equilibrio, con difese chiuse e portieri molto attenti. Nel secondo tempo l'equilibrio prova a spezzarlo il Brescia, con l'1-2 firmato da Papensky a 5-10 e Di Somma a 3-55. L'Ortigia non ci sta e risponde subito con una bella azione in superiorità finalizzata dal tocco al volo di Andrea Condemi. Le due formazioni lottano alla pari, ma a poco più di un minuto dalla fine viene fischiato un fallo difensivo non limpidissimo di Ferrero, suscitando la protesta eccessiva di Velkic, che viene espulso per proteste. Di Somma sfrutta la doppia superiorità e circa 40 secondi dopo Alessiani allunga in ripartenza. All'intervallo è 5-2 per i padroni di casa. Nel terzo parziale succede di tutto. Dopo il gol del meno 2 di Luciano, i bresciani spingono e sfruttano gli errori di un'Ortigia nervosa, portandosi sull'8-3 in un solo minuto. Piccardo chiama time out e cerca di rimettere a posto le cose. L'Ortigia reagisce con Cassia, Ciccio Condemi e due rigori di Ferrero, con in mezzo lo squillo di Luongo, chiude il tempo a meno 2, 9-7. Negli ultimi 8 minuti i biancoverdi ci provano, ma i padroni di casa reggono e alla fine allungano ancora, chiudendo sul 12-8. 3 punti ai bresciani e sconfitta per l'Ortigia, con indicazioni utili in attesa dei play-off.